and everyone. Buonasera e bentornati a Universal Pleasure. Buonasera Irene Benedetti. Buonasera, stiamo ridendo tantissimo, la colpa è l'ospite. No, l'ospite ha sempre ragione, quindi non si può dare la colpa all'ospite. Direttamente dalla Cambogia abbiamo Sergio Casabianca. Buonasera, buonasera. Oh, Sergio, ciao, buonasera a tutti. Guarda, anche là possiamo guardare. No, bene. Allora, Sergio, sei tornato dalla Cambogia perché sì. C'è uno spettacolo. Beh, non è che sono tornato solo perché c'è lo spettacolo, però... No, sei tornato per lo spettacolo. Ci siamo messi d'accordo, tutto prima che ti facciamo la domanda, sei tornato per lo spettacolo? Sono tornato per lo spettacolo, poi dopo ritorno. Lo spettacolo c'è il 24 aprile, il giorno dopo parto subito con l'aereo. No, sono tornato dopo 6 lunghi mesi in Cambogia, di belli, interessanti, e sono contento per il ritrovo il sorriso qua. La Romagna è il paese, come dire... re per il sorriso, l'abbiamo un po' perso, devo dire la verità. Vabbè, però perso un po' tutti in Italia, però no, vedo che tu non l'hai perso, neanche Robo, quindi però oggi no, gente allegra ce l'aiuta, questa è cosa allora importante. Questo spettacolo raccontaci un po', allora, quando sarà 24 aprile. Tra pochissimo, dove sì. Si comprano i biglietti? Teatro Novelli, tutte le mattine dalle 10 alle 14 più o meno, penso che sia così, comunque ci sono tutti i riferimenti. Il nome in continente. Cioè, sei un gioco di parole, ci sono i puntini in continente. Appunto, puntini in continente. Perché, vabbè, preso dalla parola incontinente vuol dire diverse cose, no? Nel senso, uno. Però incontinente vuol dire che siamo nel continente e incontinente anche sono le persone che non contengono più delle cose, che non vuol dire specificatamente un liquido. Beh, certo. Sì, siamo fuori dalla fascia protetta, quindi puoi dire quello che vuoi. Vado tranquillo, il problema. No, cioè, è una liberazione. Sì, incontinente emotiva. Perché ci dobbiamo un pochino... Purificare. Esatto, liberare di alcune cose che ci stanno secondo me un po' così opprimendo e ritornare a vivere un po' le emozioni, ritornare a vivere, come dire, secondo me anche il bello della nostra terra, cioè, guarda, la Romagna è una terra bellissima, io certo. Ormai viaggio da tanti anni e ho conosciuto... Ci sarà un motivo se tu viaggi tanto e poi però torni qua? Insomma, il motivo, tutto sai, sono gli affetti, gli amici e poi la città comunque dove sono nato, mi piace la campagna, abbiamo il mare, sicuramente siamo in un posto bellissimo. E anche le persone, i romagnoli sono delle persone belle comunque, siamo un po' cambiati, io sono un po' vecchiotto da questo punto di vista, la mia mentalità è ancora un po', ricordo più gli anni 80, dove ricordo le persone ancora forse un po' più serene, adesso purtroppo capisco anche che la situazione non è semplice e per questo motivo ho pensato a questo spettacolo dal titolo Incontinente, non conteniamo più, non sopportiamo più. In qual modo chi verrà a vedere il tuo spettacolo uscirà illuminato su come un attimino cambiare, magari rivedere il proprio pensiero di vita, no? Diciamo, ci aiuterai, no? Un attimino a vedere in un'altra ottica. Sì, diciamo che comunque adesso se uno esce e vivrà questa sensazione, io ne sarei sarà felicissimo. Sarà questo un po' anche lo scopo, no? Sì, comunque ci sarà un messaggio, è uno spettacolo che è ironico sicuramente, spettacolo che ha tanti ospiti, tanti musicisti. Puoi accennare un pochino di cosa parla, di più? Certo, lo spettacolo parla di accettazione, integrazione, parla di condivisione. E chiaramente noi lo facciamo attraverso la musica, il teatro, le parole, e ci sono appunto i musicisti, attori, l'hai cantanti. Scritto tutto lo sì. Quando ti sei ispirato? L'ho scritto in Cambogia. In quanto tempo? In più o meno un paio di mesi. E mi sono ispirato guardando internet, nel senso che dalla Cambogia ogni volta che dovevo entrare in internet obbligatoriamente vengono fuori le notizie e le notizie che vengono fuori in Italia secondo me l'80% sono ridicole e false secondo me e da questo punto di vista mi rendo conto che ci stiamo chiudendo troppo stiamo entrando in una scatola e stiamo perdendo di vista le cose più importanti. E allora da questa cosa, e ci stiamo chiudendo sempre più in noi stessi, questo è una cosa che a me spaventa, per questo motivo ho detto forse bisogna fare uno spettacolo dove comunque cerchiamo di
di aprirci. Non è semplice, è un momento difficile per tutti, e non è facile l'integrazione, non è facile per noi, non è facile neanche per loro e per tutte le persone che vivono delle difficoltà. E per... cosa succede sul palco durante questo spettacolo? Succede che ci sono delle musiche, delle canzoni, ci sono 3 miei brani inediti, ci sono diversi ospiti, tra cui Iskra Menarini, la corista storica di Lucio Dalla, Federico Mecozzi, Filippo Malatesta, Nashil, Alberto Guiducci, Marco Moretti. Succede che non è un concerto e non è un musical e non è uno spettacolo prettamente teatrale. È un mix di tutto. È un mix, diciamo così, è un pochino un musical teatrale, chiamiamolo così, è una storia che non finisce. Infatti durante la serata non verranno presentati gli ospiti, poi verranno presentati tutti alla fine. È una storia continuativa, è una storia che parte all'alba e finisce al tramonto. È lungo. Cioè, duriamo questa vita domani, cioè, posso portarmi da mangiare, insomma, a un certo punto fame. No? Abbiamo cercato di chiudere tutto in 2:15, dall'alba al tramonto. Ho fame. Però vediamo, magari nel c'è backstage. C'è la tipa che porta i popcorn? No? Sì, no, dietro nel backstage ci sono delle signore che ci fanno la piadina, perché sai, prima dello spettacolo comunque qualcuno, io no personalmente, io mi accontento di una banana prima dello spettacolo, perché poi sono tesissimo, ma ci sono certi musicisti che sono che non... alla faccia della tensione, alla faccia cioè, da... o forse ognuno proprio vive... la tensione che ti scatena, ognuno vive la tensione come vuole. Allora, fa bene alle coscienze perché ci fa riflettere su alcune problematiche importanti, sì. E fa bene anche qualcos'altro, perché una parte dell'incasso sarà destinata a chi? Come ormai da tanti anni, all'associazione Una Goccia per il Mondo, che raggiunge il suo 12° anno di età. E devo dire che in Cambogia questa associazione ha fatto un lavoro splendido, non solo in Cambogia. In Cambogia perché adesso esiste una scuola... Guardiamo le immagini, infatti qui raccontiamo un attimo queste immagini. Prima di tutto. Sì, questa è la scuola che è nata in mezzo a dei villaggi, nelle campagne cambogiane. Qui siamo a una 15ina di chilometri da Siem Reap, città turistica dove viene tanta gente per visitare i famosissimi templi di Angkor Wat. Questa quindi è la struttura che è stata... Quanti persone? 300 ragazzi che vanno dai 6 ai 22 anni. E che attività fate lì? Inglese e corsi di informatica, di computer. E poi chiaramente anche i primi passi per i bambini. Queste foto ad esempio siamo qui con i più piccolini, mentre questi sono i ragazzi invece un po' più grandini. I corsi... vanno dall'1 di pomeriggio alle 8 di sera praticamente, e questi ragazzi che vedete vengono alla scuola in bicicletta, alcuni si fanno anche 20 km per arrivare a fare questo corso che chiaramente è gratuito per loro, questa è una cosa importante. Ma come rispondono le loro famiglie? Assolutamente bene. Non c'è chiusura del tipo che questi ragazzini magari devono fare... No. guardate, una possibilità di poter mantenere una famiglia in Cambogia, oggi come oggi, è imparare minimo l'inglese. Cercare di trovare quindi poi un lavoro in Siem Reap, dove si parla praticamente solo inglese. E, chi riesce a imparare l'inglese e chi riesce ad usare un po' il computer ha una grossa opportunità di lavoro. Solo negli ultimi 12 mesi, nell'ultimo anno, 27 nostri studenti hanno trovato posto lavoro. Soddisfazione unica. Tantissima, perché poi trovare lavoro vuol dire mantenere famiglie intere. Ancora con $150 loro mantengono una famiglia di 4-5 persone. Insomma. Questo è il progetto SAT School. SAT School, esatto. Invece queste foto che vedete sono dei volontari che vengono giù in Cambogia e aiutano in questo caso il laboratorio del ferro, che ormai è presente da tanti anni e si autosostiene, cioè noi facciamo col laboratorio dei lavori in ferro, banchi, porte, finestre, tettoie, tutto quello che può servire a un hotel, sgabelli, insomma di tutto. Ma questo materiale dove viene poi? Negli hotel, nei bar, nelle guest house, in Siem Reap, perché insomma Siem Reap ce n'è un bordello di guest house, ma hotel. Quante
quante domande, cioè come ci, questi ragazzi come fanno ad accedere alla vostra struttura? Cioè, come fate ad accoglierli, come fanno a conoscervi? Ah, intanto che rispondo, vedo che sono invece altre foto, un altro progetto che invece stiamo facendo in Italia. Finiamo dopo, parliamo di questo progetto, che visto che ci sono le immagini, questo che cos'è? Questo invece è il progetto Anziani, che l'Associazione La Goccia per il Mondo porta avanti qui sul territorio nazionale. Guarda, guardate, lo ritengo un progetto fondamentale. Purtroppo è brutto dire, però ci sono cosa sempre più progetto anziani. Progetto anziani in questo caso noi andiamo negli istituti a fare animazioni. Bellissimo. È meraviglioso. Abbiamo anche coinvolto tanti gruppi, tante band locali. E non ci sono degli anziani simpatici che sono in grado magari di venire anche a fare qualcosa, no? Perché comunque ci sono, persone che sono dentro questi istituti, diciamo che sono persone veramente abbastanza in là, ok, per dirci, però persone che hanno, non è che sono persone, sono pazzi, sono persone che ragionano, certo. E sai, è brutto per un anziano quando tu ragioni ma il corpo non ti risponde, non ti segue, e sei sempre da solo, e aspettano queste animazioni come non so, come aspettare l'ossigeno. Esatto, quindi lo ritengo, perché io della Goccia sono un testimonial, perché dal 31 dicembre non sono più il presidente dell'associazione. No, davvero? Sì. Sei troppo impegnato. Sono troppo impegnato e mi ha sostituito Patrizia Rinaldis, che è presidente poi dell'Associazione Italiana Albergatori qui di Rimini. E io però sono testimonial, e quindi nei concerti che farò estivi e negli spettacoli che farò inviterò sempre la gente a fare il volontario. È un progetto che si sta sviluppando, adesso si parla di animazione, ma si sta allargando sempre di più, e a breve ci saranno delle notizie su come si svilupperà questo progetto. Stiamo pensando a corsi di computer per gli anziani. Bellissimo. Un modo di portargli medicinali, insomma, vediamo, di idee ce ne sono tante, ci si trova tutti insieme, si decide democraticamente che cosa. Avete anche delle attività per i senza tetto, visto che facevate dei progetti di assistenza. Sì. È un progetto che viene portato avanti più in inverno, dove c'è comunque la maggior bisogno, hanno bisogno povero. Più di coperte, di bevande calde, indumenti pesanti, c'è un po' più bisogno. E d'estate ci concentriamo più su altre cose, però comunque continuiamo a fare delle conferenze, continuiamo a fare delle collaborazioni. Ecco, le collaborazioni secondo me sono il futuro, e quindi sia per le associazioni, sia per i musicisti, sia per gli artisti, ecco, credo che dovremmo cominciare tutti a pensarla un po' in un convivio, unirci un po'. Obiettivo, perché sennò non ci se la fa. Sì, possono essere degli ideali diversi, però, come dire, secondo me diventa fondamentale. Infatti, proprio cercare per questo preparati a maggio, perché è una cosa da chiederti, per unire gli obiettivi. Comunque, a parte questo, torniamo un attimo in Cambogia, no? Sì, a scuola, così. Sì. Come funziona, cioè i ragazzi, come li contattate, come riescono ad arrivare a voi? Noi andiamo nelle scuole pubbliche e attacchiamo dei manifesti dove diciamo che ci sono questi corsi, e vengono in massa. E come fate a quel punto? Abbiamo degli insegnanti, un preside della scuola che si chiama Sanso Pal, è un ragazzo cambogiano. Fa una selezione? Esatto, facciamo una selezione e purtroppo qualcuno resta fuori. Noi siamo già tanti, la scuola non ne può ospitare più di 300, siamo già veramente pieni. Ma se dovesse dar retta alle reali esigenze delle persone che vi si presentano, quanti sarebbero? Se ti metti a fare un lavoro un po', come dire, allargare un po' anche sul territorio, allargarti ancora un po' di più, sono migliaia che vorrebbero fare i corsi di computer o imparare. Quanto l'inglese. Quanto durano questi corsi? Cioè un ragazzino? Quattro mesi. Quindi comunque c'è un ricircolo, alla fine anche chi è ogni stato quattro mesi c'è un che non è potuto subentrare prima, magari riuscite a inserirlo dopo. Diciamo così, ogni quattro mesi c'è uno step, ok? Ci sono anche tanti studenti che dopo i primi due corsi magari qualcuno molla perché deve andare a lavorare con le famiglie o perché, insomma. Quindi non è un numero fisso, a volte sono 2,80, a volte sono 3,20, a volte sono 2,50, a volte 3,50. E quindi quando poi, diciamo così, i posti o si liberano o uno finisce il suo step e poi deve fare dei passi ulteriori, va in altre strutture. Facciamo una parentesi su Sergio Casabianca, tu canti,
Canto. Reciti. Recito. Balli. Ballicchi. So ballare il valzer e la mazurka adesso. Suoni. Suono. Allora perché la scritta quasi artista? Però te sei più che artista. Cosa ti manca? Dipingi? Vuoi dipingere? No, non so. Ecco perché, cioè, un artista, cioè anche uno che lavora in legno è un artista. Appunto, anche allora uno... tu che sai fare tanto? Allora, se facendo tanto sono quasi artista, nel senso sei che ad esempio non so dipingere. Cioè, quasi completo. Quasi, cioè, non avrei completo. La presunzione di definirmi un artista completo. Diciamo che non mi sono specializzato in una cosa specifica, no? E come una volta che ho iniziato a suonare il pianoforte e ci stavo riuscendo. Poi però, sai, sono come quei bambini. Mi è preso voglia poi di, che ne so, recitare. Poi recito la chitarra, sì. Poi il canto. Ce ne dovrebbero sei persone. Esatto, no? Vivono tante persone dentro di me. E, però, diciamo così, per questo però non sai fare tutto alla fine. Vedi? Diciamo così che non è, so fare un pochino di tutto. Abbiamo capito, ecco, che è la predisposizione. Però, ecco, mi piacerebbe anche fare una cosa benissimo, no? Allora questo... questo forse si può definire talento, un artista completo. Però un record ce l'hai, te sei l'unico italiano che invece di portare i soldi a Panama li ha portati in Cambogia. adesso sollevamo i dubbi sulla Cambogia. Spiegarsi, perché la scelta della Cambogia? Come è nato questo rapporto? È stato un caso perché ho visto una conferenza, anzi quando ci sono le conferenze devo dire... andateci, non so, è comunque una cosa interessante, non dico di cosa, una conferenza, arricchisce. Sono stato a una conferenza dove c'era un'associazione che presentava una situazione mondiale su quella che è la povertà e il disagio veramente completo di alcune popolazioni. E c'erano diversi posti nel mondo messi veramente male. Bisognosi. Sì, assolutamente. Calcola che i benestanti nel mondo... sino a un anno e mezzo fa erano il 30%, quest'anno siamo già a 25, penso, 25 o 20, quindi l'80% del mondo è gente che sta male, questo dobbiamo metterci una zucca, l'80% del mondo è gente in situazioni disastrose. Avevano diversi progetti in diverse parti del mondo, io insieme a degli amici ho pensato, ma vogliamo fare qualcosina, magari facciamo delle cene, due concertini, raccogliamo due soldi, una partita a calcetto, insomma, stiamo un po' insieme. Piccolina invece poi. Esatto, è nato per gioco e abbiamo chiesto qual è il posto più messo peggio in questo momento. E loro ci hanno detto, guarda, in questo momento la Cambogia è veramente messa male. E allora noi abbiamo scelto, è stato un caso. Poi nel 2004, il mio primo viaggio, ho visto questo posto e mi sono innamorato follemente di questa gente che è meravigliosa, è una gente ancora pulita, purtroppo è gente che non ha una grande cultura, cioè sono veramente indietro anche mentalmente, anche sulle cose semplici, però è proprio questo che li rende belli, perché sono veri, sono spontanei, capito? Sono puliti, hanno il pensiero pulito, ecco, quello che io dico, poi in Romagna, negli anni... E poi tu, Robo, voglio dire, adesso non so io, di che anno sei te, Robo? Si può dire? Quest'anno del 64. Quindi hai vissuto, hai toccato gli anni 80 bene, sì, insomma, sì, no? Sì. Quindi ricorderai a Rimini che venivano migliaia, anzi milioni di persone, e non tanto per il mare, perché era più o meno pulito, o non tanto per la struttura, perché si mangiava bene, perché si mangia bene ancora qui da noi, mm-hmm. Ma veniva per la gente. Per la gente. Sì. Per la gente. Beh, l'ospitalità. L'ospitalità, la gente, i sorrisi, dove in un bar la gente, tutti ti sorridevano. Ecco, oggi io credo che se c'è meno gente, che tutti si lamentano, no, non viene più. Cioè, dipende proprio anche da noi. Siamo noi che siamo cambiati. Forse se noi tornassimo a essere persone che, e parlo anche di quelli che lavorano, parlo di tutti, a respirare, come dire, accettare quella che è la vita, no? E quindi a tornare a essere sorridenti, a tornare, come dire, a prenderci anche non troppo sul serio. Io credo che tornerebbe più gente a Rimini, perché la gente veniva per vedere i romagnoli, veniva perché romagnolo. Si stava bene. I romagnoli e le vere ragazze della Romagna, insomma. E siamo un bel popolo, dovremmo renderci conto di questo e tornare a essere quella gente sorridente. Sono andato in un bar, non faccio il nome, no. E c'era tre ragazzi che lavoravano, due ragazzi e una ragazza, e cosa vuoi? Mi ha detto, un cappuccio di soia, va bene, cappuccio di soia, lui, mamma mia, cioè, io capisco che adesso tutti vogliono tutto subito, mi fai il cappuccio, devo andare, capisco, però credo che se lei avesse risposto, scusa,
Se puoi aspettare 2 minuti perché c'ho un sacco di gente. Certo. Anzi, mi sarei anche sentito meglio e avrei aspettato volentieri 2 minuti. E tu in Cambogia ritrovi questo sorriso, questa accoglienza? Assolutamente, questa... sì. Assolutamente, lo trovo in ogni luogo, in ogni dove, in ogni situazione, dalla capanna più disastrata a quello che... Progetto bellissimo, sì. Tutto rose sì. E fiori, no invece, perché poi difficoltà ne avrei incontrate. Tante. Anche tue personali, dico. Cioè, ok, l'attaccamento, nel senso, ti sei innamorato di quella terra, però stando là poi avrai avuto anche dei momenti in cui... Sì, ci sono dei momenti difficili, stare 6 mesi da soli là... mi piace pensare che una volta stavo tagliando un pomodoro, mi è caduto il pomodoro per terra, ho detto dove vai te, cosa vuoi fare, dove, vieni qui pomodoro, passa. A un certo punto ho detto ma sto parlando con un pomodoro. Lì ho cominciato a capire, ma forse dovrei condividere di più. Ecco, sicuramente la mancanza. Però ascolta, lo faccio anch'io, sono qua, anch'io parlo con esatto. Poi c'era un geco dentro lo zucchero, che ho detto, dove vai geco, vieni qui, geco, dove vai. Sembrava il gatto, invece era un geco, tipo è come una lucertolina, no? Questo animale che porta fortuna. Ci sono momenti difficili, soprattutto quando non stai bene fisicamente, perché paese caldo, si arriva a 45, 46 gradi, quest'anno si è toccato anche 48 gradi sono arrivati quest'anno, caldo anomalo. Quindi poi quando stai male, diciamo che la situazione sanitaria in Cambogia non è ancora ottimale e devi augurarti di stare bene, e quindi da quel punto di vista è difficile interagire con loro, si parla sempre solo in inglese, cercare di essere sempre equilibrato in quello che sono i valori con cui sei partito, cercare di rispettare tutto, cercare di essere sempre... In questo mondo essere onesti è difficile, è una lotta quotidiana, non è facile essere onesti, no? Onesti anche nelle piccole cose, ok? È come uno che va in un tabacchi, da 10 euro il tabacchetto ti dà il resto a 50, allora le cose sono due, o dici, oppure guardi si è sbagliato, cioè non mi interessa se sei un ricco, ti sei sbagliato, cioè essere onesti non è semplice, sia nelle cose materiali che nelle cose più profonde e mentali, quindi... Ecco, un viaggio così ti mette alla prova e ti crea delle tensioni, quelle sono cose che poi si devono... Siccome ci stai appassionando con la Cambogia, con tutto quello che fate, a parte venire allo spettacolo, come si può contribuire alle vostre iniziative? Sicuramente se uno avesse voglia di intraprendere un percorso di volontariato sarebbe importante. Anche senza venire in Cambogia. Anche senza venire in Cambogia, esatto. Anzi, c'è tanto da fare qua da noi. Certo. Oggi ancora di più. E iniziare un percorso di volontariato vuol dire iniziare un percorso con se stessi e iniziarlo con altre persone. Quindi il convivio, il condividere, l'accettare e ragionare nei confronti dell'altro, che è difficile. Oggi forse siamo tutti, ragioniamo per noi stessi, no? Sì, ma più penso che sia iniziare, perché poi una volta che inizi, sì, quello sì. Che ti dà a fare volontariato. Sì, sì, ti dà delle cose che sono cose sane. Quindi questo è un modo per aiutare anche non solo la Cambogia. Devo dire anche egoisticamente per aiutare se stessi, però. Aiutare se stessi in un modo pulito aiuta gli altri in questo senso. E poi uno si interessa, ma sul sito ci sono tante associazioni di volontariato, dipende poi uno cosa... Allora. Se uno vuole fare un'esperienza in Cambogia, ad esempio a insegnare ai bambini in inglese, ed è bellissimo. Sarebbe bellissimo. Cavolo, 15 giorni, parti, vai là e sei tutti i giorni con i bambini, con questi... E col tuo pomodoro. E col pomodoro. Ma adesso ti vorrei chiedere che questo foulard, sciarpina che hai, non è che te la puoi avvolgere un po' in testa così? No? Come avvolgere un po' in testa? Che domanda è avvolgere un po' in testa? Perché io vorrei farti arrivare a fare una scenetta. Una scenetta, una scena. Una scenetta, una scena. Una scena. Scena di... Ah, ho capito. Tre scene. Tre scene. Si chiama La Filippina. No, diciamo così, questo è un saffi cambogiano, che loro usano così per la polvere, perché, ok? Però si può usare per tante cose. Sì, durante lo spettacolo che ci sarà il 24 aprile al Teatro Novelli,
C'è anche la Filippina, questa signora. No, questa però se la fai vedere un attimo, ti prego. La Filippina è una signora romagnola. Io voglio conoscere la Filippina, non l'ho mai vista di persona, ve la presento. La Filippina, mamma mia, cosa mi tocca fare? Sto per conoscere la Filippina, ma ci rendico. La Filippina è una signora romagnola che è tutta ingobita così e che a lei gli piace molto far da mangiare, a me piace molto fare. Io adesso c'è la mia nuora, la mia nipote, che adesso mangiano tutto leggero, capito? Sono delle erbivore. No, come si dice? Molto bene. Come si dice? Va bene, erbivore. Sono vergiane, dopo sono così. Allora io ci voglio fare delle robe leggere, che mi ha detto nonna, non puoi. Una volta mi piaceva fare le cose pesanti. Allora, ad esempio, ieri sera ci ho fatto, non so, le melanzane, la parmigiana scottata nell'olio fritto, poi ci ho messo sopra il pane di Sanleo, quello bello secco, poi ci ho messo curry e tomato che sarebbe pomidoro rosso praticamente, poi sotto ci ho messo una cotolettina ma impanata nell'olio quello di soia, che quella non fa male, poi ci ho infilato dentro due bacche di mozzarella fusa e poi ci ho messo dentro le uova di quaglia, che quella sciambola. Ci ho fatto una cosina polpettina e lei se l'è mangiata e stamattina mi ha detto grazie nonna, c'è stato male 3 giorni. Questa è eliminare, selezione naturale dei nipoti. E questa è la Filippina, insomma, questa signora un po' così, che sempre arrabbiata. In teatro sarà col suo marito. No, davvero, sì, addirittura. Quinto, suo marito. Osta. Quinto, che e parlerà dove anche un po'. Il marito Quinto? Da dove viene? Da dove arriva? Beh, sono persone che vivono nelle nostre campagne e devono adeguarsi a uno stile di vita un po' più, come dire, moderno, un po' più, come dire, ci siamo, cioè una volta eravamo più, no? Adesso siamo più, come dire, e allora anche gli anziani devono la Filippina è rimasta, adesso non ci sono più i vecchi, lo sapete. Ci sono anche, io se uno c'ha, quanti anni hai? 77. Prova a dargli del vecchio, ti arriva due slap, cioè, 77 vanno anche con le carrozzelle, vanno in palestra. Ti rendi conto che è più energico di te. Cioè, non so, mia mamma, voglio dire, va a correre, vecchio, insieme alle mie zie, vanno Pilates, le vedi, 80 anni che fanno Pilates. E una volta facevo la calzetta, capito? No, però adesso è cambiato. Però insomma. Però il tempo è finito. Il tempo stesso. Quindi ricordiamo, spettacolo 24 aprile, sì, al Teatro Novelli, allora, ore 21, ore 21, possibilmente puntuali, perché non sarà uno spettacolo, nessuno. Esatto, che inizieremo alle 21.30. Aspettiamo giusto 5 minuti, poi partiamo, perché è già abbastanza lungo. Non ve lo dovete perdere, ci andiamo anche noi. Tanti, una band di 11 elementi, percussioni, fiati, cori, benissimo, insomma, era bello, tanti ospiti. E le prevendite tutte le mattine a Novelli, così. Devo dire che i biglietti sono sicuri, purtroppo quasi finiti. Quindi meglio andare alle prevendite. Ma per Novelli mi prendi i biglietti, eh? Siamo già a oltre 500. Ah, sì, tu segna 2 biglietti per noi subito. Segno. Sì, no, voglio dire, so che la prevendita sta andando molto bene, sono quasi in esaurimento, però il biglietto in esaurimento è quello che fa. Esatto. Biglietti in esaurimento. Sì, il continente esaurito. Allora, salutiamo, ci vediamo lunedì prossimo. Questo è il simbolo di Universal Pleasure. Hai imparato? Salutiamo così tutti e ci vediamo lunedì prossimo. Grazie a Sergio Casabianca. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Buonanotte. Ciao, ciao.